Allora, domani, così come già ne abbiamo parlato, comincerà la raccolta delle firme. Sono da raccogliere, credo, 500.000 firme in tutta Italia, no? Per rivedere lo statuto dei lavoratori. Uno statuto un po' antiquato, sono passati circa 40 anni, diciamo, da quando fu varato all'inizio degli anni 70, se non vado errato. E quindi è una fase molto importante di impegno. E ne vogliamo parlare con il segretario generale della CGIL del Calatino, Totò Brigadier, a cui do il benvenuto. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a te. E benvenuto a Carmelo Restifo, segretario generale della Fillea CGIL del Calatino. Buonasera, Buonasera. grazie anche a lei. Allora, segretario, domani inizia il via in tutta Italia la raccolta delle firme per revisionare, diciamo, dare una revisione, diciamo, allo statuto dei lavoratori che chiaramente. Probabilmente oggi per le situazioni economiche, strutturali e compagnia va rivisto alla luce ecco, di 40 anni fa dove le situazioni erano completamente diverse. In quel momento c'era un'Italia che cresceva ancora forse, oggi c'è un'Italia in depressione, quindi dovrebbe essere una rivisitazione forse al ribasso, ma questo è compito dei sindacati, far valere le tutele dei lavoratori che non perdano. Quelle tutele, scusate il bisticcio di parole, ritorno sullo stesso termine, a garantire la tranquillità dei lavoratori. E questo è demandato appunto ai sindacati, nella fattispecie alla CGIL che è il nostro autorevole ospite stasera. Prego, a te il microfono. Certo, la tua breve introduzione stimola molto, diciamo, Non ero preparato, me la sono così inventata. però il fatto che mi parli di uno statuto antiquato, io preferivo lo statuto antiquato che, diciamo, quello che attualmente c'è, Ma c'è che una diversa naturalmente, situazione economica ma una generale, diversa situazione economica c'è un che... mondo Ma il diverso. mondo è diverso, però non significa Chiaro, che chiaro, chiaro. avendo un mondo diverso a pagare devono essere sempre I le lavoratori. stesse persone e il Certo. mondo del lavoro. Noi vorremmo che a pagare fossero coloro i quali hanno i patrimoni, i capitalisti. Ecco, quello che questo governo non è capace di Quelli che fare sono a è Panama, che diciamo. quello che questo governo purtroppo sta rappresentando e non rappresenta assolutamente il mondo del lavoro. A rappresentare il mondo del lavoro io credo che in questo momento ci siano soltanto la CGIL, le organizzazioni sindacali e questo noi vogliamo farlo, diciamo, fino alla fine. Ecco, già da domani iniziamo a raccogliere queste firme, però dietro la raccolta di queste firme naturalmente c'è stato un lavoro fatto di assemblee, di informazione che abbiamo fatto nel territorio, abbiamo fatto quasi 70 assemblee e abbiamo sentito all'incirca 3.800 iscritti in tutto il territorio. Pertanto, questo ci dà l'idea di come siamo radicati e di come siamo vicini anche ai paesi e ai lavoratori. Domani iniziano appunto le firme, la raccolta delle firme per il referendum, che io adesso ti dirò perché siccome sono tre i referendum, c'è quello dell'abrogazione del lavoro accessorio, dove si parla dei cosiddetti voucher, poi c'è l'altro che serve per l'abrogazione delle norme che limitano l'esenzione e il reintegro in caso di licenziamenti illegittimi, e l'altro è abrogazione delle norme che limitano le responsabilità solidali negli appalti. Come vedi, sono tre cose che io ritengo siano importanti e credo che questi referendum dovranno anche avere la forza di una raccolta di firme che non devono solo fermarsi a 500.000 così come sono previsti, ma secondo il mio parere, anche per Sono molto di rafforzare più. ancora di più il referendum, la CGIL deve avere la capacità di raccogliere qualche milione di firme che, per rendere ancora più forte la proposta che stiamo facendo. C'è anche la raccolta di firme per quanto riguarda appunto la proposta di legge di iniziativa popolare che è la Carta dei diritti universali del lavoro, che sarebbe il nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, ma sono 97 i punti diciamo, che sono all'interno di questo statuto e siccome non possiamo parlare di 97 punti, io invito
tutto il territorio che qualora volessero leggere questi 97 punti che sono appunto inseriti nel nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori, di recarsi nelle camere del lavoro a Caltagirone o di tutti i comuni del territorio, ritirarne copia e leggere, e così andare anche preparati al voto del referendum e andare anche e sapere approfonditamente quello che è quando si sottoscrive anche questa iniziativa di legge popolare. Naturalmente, come si sa, i quesiti referendari si vengono sottoscritte dal 9 aprile all'8 luglio, perché durano 3 mesi, per cui in questi 3 mesi dobbiamo avere la capacità di raccogliere tutte queste firme. Invece, per quanto riguarda la legge di iniziativa popolare, necessitano 6 mesi, però ne bastano 50.000, per cui tutto il grosso, il lavoro della raccolta delle firme, naturalmente si dovrà fare da domani fino all'8 luglio. Ho parlato un po' di tutte le assemblee che abbiamo fatto. I lavoratori, diciamo, si sono trovati al 99% d'accordo a queste proposte che noi stiamo facendo, e da domani iniziamo la raccolta delle firme. Io ho visto che ieri ha fatto bene Concetta a lanciare che appunto domani iniziano le firme, però io vorrei un po' approfondire appunto dove sono le piazze e gli orari, certo, in modo che la gente può andare lì ad andare a firmare. Ecco, a Caltagirone siamo domani in Piazza Bellini dalle 9 alle 12.30, a Scordia siamo in via Vittorio Emanuele dalle 17 alle 19, a San Cono siamo in Piazza Gramsci dalle 19 alle 22 e poi domenica siamo a Ramacca, anche in occasione della sagra appunto, lì l'orario è più lungo, certo. Questo però domenica siamo in Piazza Umberto dalle ore 10 alle ore 20. Voglio anche ricordare che appunto a Ramacca, che sicuramente ci saranno anche tanti forestieri, certo, che devono firmare soltanto i residenti, perché poi le firme devono essere in un certo senso corrispondente, certificate certo, appunto dall'ufficio elettorale, perché bisogna firmare nell'ufficio dove si è residente, dove si va a votare. Ecco, queste erano anche delle situazioni, diciamo, che dovevamo in un certo senso chiarire, per cui domani si va avanti così. Naturalmente non siamo qui per parlare soltanto, appunto ho voluto soltanto dare un accenno che domani inizia questa campagna, ma io credo che l'oggetto importante stasera era anche quello di parlare della Libertinia, tant'è vero che assieme a me è venuto anche il segretario della Pillea, Carmelo Restivo, il quale farà, diciamo, anche un breve intervento dello stato di fatto della cosiddetta Libertinia, che lui dirà è stata di nuovo rifinanziata, che però necessita questa volta di essere attenzionata in maniera diversa dalla politica e dal territorio. Perfetto, io direi di dare la parola a Carmelo, certo, e poi magari riprenderò dopo altre situazioni. Signor Restivo, a lei la parola. Sì, allora la Libertinia è l'altro giorno abbiamo fatto noi una riunione con dei compagni, vecchi compagni che della CGIL che oggi sono già in pensione, e mi dicevano già nel 1947 si parlava di questa famosa strada. Un compagno, noi eravamo con la mente molto più vicina, eravamo negli anni 80. Ma nel 1947 addirittura. Nel 1947 si parlava di questa strada che doveva nascere, questa famosa strada che doveva collegare, in parole povere, con la Catania Ragusa, con la Palermo Catania, ancora la Palermo Catania non c'era, ma con la nord-sud almeno, con questo tratto di strada. Io mi ricordo che già negli anni, come diceva bene lei, negli anni 80 già si iniziò a parlare. Noi abbiamo avuto nel 97, se non mi sbaglio, addirittura una inaugurazione, venne D'Alema allora presidente del Consiglio e venne inaugurato un qualche cosa che un 2 febbraio. Un 2 febbraio. Festa della Candelora, me lo ricordo perfettamente. Allora, lei si ricorda anche le date, io ce l'ho questa cosa per raccontate, ma il problema vero è che subito dopo, come si suol dire, di questa strada si perse la traccia. Venne ripresa intorno al 2006 con un primo intervento
dove si iniziò a parlare di questa benedetta strada con le varianti. La famosa variante Caltagirone, che era nel CIPE del 2008 insieme al primo lotto di quello che dovrebbe ora essere finanziato, la variante Caltagirone è stata la prima finanziata con quasi 90 milioni di euro. E la consegna dei lavori sta avvenendo in questi giorni. Si pensava allora, sin da allora, che questo, come suol dire, il successivo lotto, sarebbe il primo lotto, sarebbe successivamente finanziato. Oggi siamo noi in una fase dove ancora la delibera del CIPE del 2008 non è stata applicata e si parla dei 121 milioni di euro di questo finanziamento, ma ancora la politica. Poco fa mi diceva, parlando di questa questione, ci siamo incontrati noi con diversi assessori. Se cambia un assessore ogni 6 mesi, chiaro, probabilmente non abbiamo mai un interlocutore. Noi speriamo che questa volta sia la volta buona, considerando una cosa che è importante, che se per quando verrà fatto questo accordo con la Regione, perché il problema è, nel CIPE esiste questa cosa, però la Regione, come si può dire, deve fare un accordo programma quadro. Quando si farà l'accordo programma quadro, l'ANAS potrà fare il progetto e appaltare l'opera. Perciò noi siamo ancora alla questione dell'accordo programma quadro e siamo, come si può dire, impantanati. Il primo lotto è finito, si è fatta un'opera che non si sa nemmeno l'utilità che ha, perché è in mezzo ai due lotti, non si sa ancora quando partirà la seconda. Io volevo fare un ultimo accenno sulla questione degli edili a Caltagirone. Mi sono preso degli appunti, ma perché, siccome i numeri a volte ci inchiodano, certo, e ci inchiodano ai fatti, e noi stiamo vivendo una crisi che non è indifferente. Il punto più, come si vuol dire, noi partendo dal 2008 a Caltagirone gli attivi in edilizia erano 679, perciò anno 2008 versanti in cassa edile attivi 679, nel 2015 sono 679, mi correggo. Nel 2015 sono 259, noi abbiamo perso il 60% di edili, è una tragedia che qualcuno ancora non ha capito che cosa significa, è una tragedia di tutti i disoccupati che abbiamo. E il problema è un altro, che oltretutto le leggi, specialmente la Fornero, non è che abbia aiutato, ma ha fatto sì che come vuol dire, la gente non può andare in pensione. E abbiamo noi disoccupati i quali vengono tutte le sere nelle nostre sedi chiedendo che cosa? Chiedendo che il sindacato, da parte nostra non lo stiamo facendo, ma la politica agisca. Agisca perché, come si vuol dire, sblocchino le opere. La Libertina è un'opera che potrebbe essere un'opera importante, ma diventerà una bandiera, perché non ci fermeremo qui noi. Noi il giorno 16... sabato prossimo 21, faremo una manifestazione insieme a tutti gli edili della CGIL, insieme stiamo invitando deputati, stiamo invitando sindaci, stiamo invitando autorità, perché faremo una manifestazione al Bivio Molona, dove faremo un volantinaggio chiedendo che finalmente sulla questione che la Libertina, che diventa una bandiera, perché questo significa l'inefficienza di l'incapacità della politica di dare risposte ad un territorio. Per noi oltretutto questa strada non è soltanto un mero discorso di lavoro per gli edili, perché questo significherebbe collegare le zone ricche agricole del Ragusano con la Catania-Palermo, con l'A19, perché questo è lo spirito. Addirittura una volta si diceva che anche in questo sulla zona industriale di Caltagirone doveva nascere a suo tempo una piattaforma che doveva servire, come si vuol dire, a aiutare lo smistamento delle merci per collegare i due interporti importanti, che erano quello di Catania e quello di Termini Imerese. Se però non ci abbiamo questa arteria che collega queste cose, tutti questi ragionamenti vengono come vuol dire, a perdersi. Perciò è vero che la Libertina per noi è importante, fermo restando che è un primo passo. Noi faremo gli edili, chiameremo gli edili tutte le volte dove vedremo che c'è un'inefficienza da parte delle amministrazioni, da parte della politica, una disattenzione, c'è stata troppa disattenzione.
Volevo dare un ultimo numero, certo, degli edili nella provincia di Catania, ed è un numero, come si può dire, che ci inchioda come quello lì. Gli edili nella provincia di Catania erano nel 2008 21.336, nel 2015 ci sono 10.949. Pazzi. Considerando una cosa, che Caltagirone comunque ha perso di più in percentuale. Questo significa che noi non abbiamo più un tessuto industriale, non abbiamo un tessuto industriale edile a Caltagirone, e questo si dovrebbe ricreare, e non abbiamo nemmeno, come vuol dire, più, fra poco non avremo nemmeno più le professionalità dove Caltagirone era ricca, ed era ricca di una presenza di edili storici, i quali, come vuol dire, hanno fatto grande anche le aziende del Calatino. Noi oggi stiamo perdendo anche questo, perché quelli che ci sono stanno invecchiando, non c'è un rinnovo. Stiamo noi verificando che non c'è un rinnovo in questo settore. I giovani, non che preferiscono fare qualche altra cosa, non trovando lavoro vanno probabilmente all'estero, certo, vanno da altre parti. Noi perdiamo un pezzo di storia che hanno fatto la storia del sindacato, non solo nel Calatino ma a Catania. Non solo perdiamo un pezzo di storia, ma perdiamo anche un pezzo importante di una società, di una borghesia edile, di una borghesia operaia che ha fatto grande anche il sindacato. Comunque c'è un vuoto generazionale, diciamo, ecco. Il vuoto generazionale si sta creando, certo, non essendoci opportunità. Il lavoro edile è un lavoro sicuramente faticoso, sicuramente, come diciamo noi, usurante, ma è un lavoro, il lavoro edile è un lavoro che ti dà reddito e fa in modo che i lavoratori, come si vuol dire, si sentono orgogliosi di aver realizzato qualche cosa. Io ancora incontro qualche edile, io sono figlio di edile. Mio papà mi diceva: guarda, quel palazzo allora, quando ero giovane, ci ho lavorato anch'io. E molti edili anche di Caltagirone, i più anziani, quelli, io in quel lavoro, con quella ditta, ci ho lavorato e mi sono trovato anche bene. Lì abbiamo fatto una battaglia importante. Oggi non avremo nemmeno più questo, certo, perché si perderà. Il tessuto industriale a Caltagirone già si è perso. Abbiamo pochissime ditte. Qualora ci fosse stato. C'erano, diciamo, delle piccole ditte, delle medie ditte che erano simpatiche, come si vuol dire, certo, come diciamo, con molti problemi, ma alla fine reggevano. Oggi non abbiamo nemmeno questo. Ci sono pochi artigiani, pochissimi artigiani che ancora resistono, non lavoro, resistono a questo lavoro. Ma, come si vuol dire, non possiamo pensare che la questione dell'edilizia può essere soltanto la Libertina, non lo pensiamo noi. Noi pensiamo che ci saranno le elezioni in futuro a Caltagirone, ma diciamo tutti che manca il piano regolatore generale a Caltagirone, e questo è già manca lo strumento, ma manca anche un'idea di che cosa si deve fare del bellissimo centro storico di Caltagirone. Ma non solo questo, c'è anche per esempio tutte le sanatorie, che la regione ha ingassato praticamente tutti i contributi, ma che ancora non è riuscito a mettere una regola per mettere in atto, e sarebbe tanto lavoro per l'edilizia, sì, diciamo, no? Sì. Quindi siamo là. Segretario, io abbiamo parlato anche questo, altre volte di queste cose, queste alla vigilia delle elezioni si impongono anche queste cose, diciamo, ecco. C'è una sanatoria, tutti hanno pagato le sanatorie ma la regione non ha dato risposte, quindi il cittadino si trova autodenunciato, ha pagato ma non ha riscontro, quindi l'edilizia da questo punto di vista resta anche ferma. Carmelo viene da Catania, naturalmente non conosce ancora bene, anche se lui tanto tempo fa ha anche operato sul territorio, e mi diceva in un certo senso: ma TV7 si prende un po' in tutti i posti? Più o meno. Sì, più o meno TV7 si prende un po' in tutti perché i posti. Perché questo argomento? No, perché? Che c'entra? Fammi finire. No? Non si prende solo a San Gomes, San Michele, bella, perché probabilmente ancora la Libertina non è fatta, e per cui ha questa difficoltà, certo, di arrivare in quei comuni. Era una battuta, diciamo. È una battuta sicuramente, perché diciamo che l'orografia della regione siciliana, ecco, con tutte queste montagne, incavature, esatto, cose, come esatto, non fa visita. Però oggi con la tecnologia di YouTube, delle piattaforme digitali, si è superato. Se posso fare un'altra, se posso dire un'altra cosa, io fino al 2008 ho operato qui a Caltagirone. E ho lasciato le strade per arrivare a Caltagirone, specialmente la strada provinciale, che le ho lasciate con delle piccole buche, come si suol dire.
oggi ho visto che girando nuovamente gli stessi luoghi, la cosa che ho trovato. Ma lei da quale pianeta viene? Dalla cosa più. Ma sono ingrandite le buche. Lei da dove arriva? Sono ingrandite le buche. Lei da dove arriva? E non vengo da molto lontano, però certo è ovvio che. Ma dico no, dalle parti sue che sono diverse. No, però il problema vero è che c'è un problema. Che noi è siamo la periferia di questa provincia, o meglio, area metropolitana. E quindi siamo dimenticati in questo senso. Io tutto questo... l'assetto viario della provincia in questo momento non è manutenzionato. E quindi sono d'accordo con lei. Però mi dicevano una cosa, che l'APT, che è una tassa, secondo me, sempre iniqua, come tutte le tasse, viene pagata, incamerata direttamente dalle province e dovrebbe servire direttamente. Ed è una somma allocata alla manutenzione delle strade provinciali. Con chi ce la pigliamo? Col commissario? Non lo so, io con chi, però certo è ovvio che se fanno dei pastrocchi poi non ce la possiamo prendere con nessuno. Ora con l'area metropolitana saremo ancora più ricchi. Certo, bisogna vedere se il presidente dell'area metropolitana penserà prima alla città di Catania, centro, o se penserà alle zone periferiche. Quale le nostre, diciamo. Io voglio dire, però questa è un'altra storia, ora la vedremo. Poi l'area metropolitana si è allargata ormai su Piazza Armerina, a Gela, a Niscemi, quindi siccome ne avevamo poche anche questo. Io voglio dire che quando parliamo di Libertinia, purtroppo, come stiamo facendo stasera, non stiamo parlando dell'intera infrastruttura. Il finanziamento dei 121 milioni si riferisce, diciamo, a quella parte che va verso la Licodia e Eubea. Ma quella famosa altra parte, che sarebbe il terzo lotto, quello che porta in quei tre comuni dove appunto c'è la difficoltà anche di Tubuk Senon, lì c'è un problema, perché non c'è ancora nessun progetto e nessun neanche la variante, e nemmeno, né la variante e credo nemmeno l'intenzione. Questa volte l'avevano dimenticato che c'erano quei tre comuni, la Pirabella, San Michele di Canzerie. Carmelo mi diceva anche questo, dice: hai parlato con l'assessore regionale per vedere lo stato dei fatti? Ma con l'assessore regionale ho parlato con quattro assessori regionali, però lo stato di fatto è sempre quello. Io non vado più dagli assessori che regionali. Tempo perso. Ma sai perché è tempo perso? Perché noi in questo territorio abbiamo chi ci rappresenta alla Regione Sicilia e chi ci rappresenta a Roma, e sono tutti quei deputati che vivono in questo territorio e che fanno quelle strade che portano a Sangono, che portano a Mirabella, che portano a Caltagirone, che portano a San Michele. Allora io non voglio più incontrarmi con un assessore che magari ci incontriamo una volta l'anno e nemmeno ci conosciamo, oppure o addirittura si dimentica anche di ciò che è stato chiesto. Ma penso che sia arrivato l'ora e il momento in cui chiediamo risposte ai nostri deputati, dall'estrema destra all'estrema sinistra, perché anche loro vivono in questo territorio, da questo territorio prendono i voti perché ci rappresentino nel Parlamento nazionale, nel Parlamento regionale, ed è a loro che dobbiamo chiedere che queste infrastrutture vengano fatte, perché sono loro i rappresentanti di questi cittadini di questo territorio. Questa iniziativa la stiamo facendo la CGL in questo momento, ma non intendiamo portarla avanti solo noi. Il nostro vuole essere un inizio, che successivamente dobbiamo coinvolgere le altre organizzazioni sindacali, dobbiamo coinvolgere tutti i sindaci. In questa tornata stiamo coinvolgendo, ho invitato personalmente, i tre sindaci di Sangono, San Michele e Mirabella, compreso il commissario di Caltagirone, che credo questo tratto è ancora più in pericolo rispetto a quello che è stato finanziato. Certo. Ma nelle successive manifestazioni io inviterò, infatti ci siamo sentiti soltanto telefonicamente con alcuni colleghi di altri sindacati, ma ogni organizzazione sindacale dovranno anche loro fare dell'iniziativa, anche se da soli, per andare da qui a qualche tempo in un'iniziativa, diciamo, unitaria, ma non soltanto di CGL, CISL e UIL, ma di tutte le organizzazioni, anche di categoria, di lavoratori autonomi, perché la Libertinia non è soltanto edilizia, la Libertinia è lavoro dell'edilizia per un periodo,
per un anno, per due anni, servirà da sfogo per tutti quegli edili che oggi sono disoccupati, ma una Libertini è già definita, è già consegnata, significa sviluppo del nostro territorio. Ecco perché la Libertini non dovrà coinvolgere soltanto il lavoratore edili, ma dovrà coinvolgere tutta, diciamo, il settore produttivo che c'è nel Calatino, perché non c'è, se non c'è viabilità assolutamente non c'è sviluppo. E su questo noi vorremmo conto dai nostri deputati regionali e nazionali, che finora probabilmente li abbiamo coinvolto poco, ma da oggi le organizzazioni sindacali faranno in modo di mettere assieme le organizzazioni sindacali, tutti i sindaci dei 15 comuni, compreso tutti i deputati regionali e nazionali, e fare di questa Libertinia una battaglia di tutto il territorio. Io credo che altre soluzioni non ne riesco a vedere, perché la solita soluzione, che è quella di andare a parlare con l'assessore, non è altro che fare un viaggio di andata e ritorno per Palermo per non avere poi nessun risultato, così come c'è stato fino adesso. Io voglio fare gli ultimi due appunti riguardo, che ho visto anche la trasmissione precedente, che si parlava di amministrative. Io non voglio fare un ragionamento amministrativo a Caltagirone, ma io, siccome tanti, ci sono quattro comuni che vanno alle amministrative, sono Caltagirone, Gran Michele e Ramacca, non mi ricordo l'altro comune. Gran Michele, Ramacca, Caltagirone. Ah, sono tre. Per quanto ci riguarda qui. Beh, esatto, nel nostro territorio ci sono questi tre comuni. Questi. Molto probabilmente mi arriva all'orecchio, perché tanta gente, tanti dirigenti di partito si domandano: ma la CGIL con chi sta? La CGIL con chi è? Ecco, lo dico, io sono il segretario generale, sono il rappresentante legale della CGIL. La CGIL sta con la CGIL. La CGIL non è un partito politico, per cui chiunque prenda delle iniziative sono iniziative personali e non è assolutamente la CGIL che partecipa. Ti dico ancora un'altra cosa, abbiamo anche deciso tra noi dirigenti che nessuno deve assolutamente candidarsi, perché noi dobbiamo fare i sindacalisti e non dobbiamo assolutamente e non possiamo prestare persone alla politica. Qualora qualcuno decidesse di candidarsi, sarà subito, decadrà dagli organismi dirigenti e decadrà anche dal libro paghe. Non sarà più un sindacalista, sarà uno sospeso e dato alla politica. Ecco, per cui onde evitare. Mi sembra corretto. Per cui onde evitare che dai balconi di Gran Michele, di Ramacca o di Caltagirone ci possano essere, diciamo, delle strumentalizzazioni, sappiate che la CGIL non sta con nessuno e che eventualmente dai balconi si dicono soltanto questioni, dicerie e strumentalizzazioni che non hanno niente a che vedere con la politica. Io credo di essere stato chiaro su questa cosa. Voglio chiudere con un'altra cosa che io ritengo probabilmente che sia la cosa più importante di tutto quello che abbiamo discusso questa sera, e mi riferisco agli immigrati del CAR, e voglio parlare ai caporali, e voglio che mi ascoltano i caporali. I caporali, i caporali naturalmente, per chi non lo sa, lo sanno loro. Io dico, finiamola di sfruttare gli immigrati del CAR, perché loro vengono da tragedie, vengono da guerre, vengono con la dignità sotto la suola delle scarpe, e il nostro compito è quello di dare, ridare almeno un minimo di dignità a quegli immigrati che vengono da queste situazioni che io ho appena detto. Dico ai caporali: lasciateli e non portateveli a lavorare per 10 euro al giorno, anche perché li mettete a rischio di farli rimpatriare, perché gli immigrati del CAR non possono nemmeno lavorare. State creando una situazione che è disastrosa anche nell'economia, perché oltre a sfruttare gli immigrati state mettendo in serie, in condizione di gravità enorme, i lavoratori che si trovano
nella piana di Scordia, di Palagonia, di Ramacca, di perché i lavoratori di quei comuni non possono assolutamente essere competitivi, certo, con i lavoratori immigrati del CARA che vanno lì sfruttati da voi per 10 euro al giorno. Io credo che se i vostri figli che mangiano un panino, che mangiano il panino, se sapessero che quel panino è frutto di risorse e di risorse che sono lavoro nero e di frustrazione verso gli immigrati, probabilmente i vostri figli non mangerebbero quel panino. E dico anche una cosa, che probabilmente, cari caporali, probabilmente i vostri padri sono stati anche emigrati, come è stato emigrato mio padre, e so che significa un emigrato quando emigrava negli anni 50 e negli anni 60, emigravano in Venezuela, in Argentina, che venivano trattati così come voi state trattando gli immigrati. Allora vedete negli immigrati vostro padre. Noi in questi giorni abbiamo una riunione, lo sto dicendo, abbiamo una riunione CGIL e FLAI nel territorio dove ci sono quelle belle arance. Quelle arance devono essere raccolte non dal lavoro nero, ma devono essere raccolte da un lavoro regolare. Voi sapete che c'è stata a Catania un'iniziativa pubblica, anche con dei filmati documentari di Terranova. Io lo sto dicendo, dal giorno 12 noi faremo un lavoro di controllo, perché non vogliamo assolutamente permettere che la dignità che degli immigrati venga ancora più calpestata di come è stata calpestata nei loro paesi. Per cui io dico in questa TV che da domani aprirò la guerra contro i caporali, e se ci sono le condizioni di portarvi nella giustizia, vi porterò in tribunale, perché gli immigrati sono figli del mondo, così come siamo figli del mondo noi, e che la dignità, così come vogliamo che venga rispettata la nostra dignità, nello stesso tempo deve essere rispettata la dignità degli immigrati all'interno del CAR. Sottoscriviamo questo appello, questa denuncia del segretario generale della CGIL del Calatino, Totò Brigadieci. Una brutta piaga, una brutta cosa. È poi una brutta piaga. Aprire il quotidiano catanese sempre con queste notizie è una cosa veramente deprimente, deprimente. Va bene, chiudiamo qua. Intanto ricordo che domani iniziano la raccolta di queste firme per rivedere lo statuto dei lavoratori. Un referendum, per indire un referendum per si prefigge la revisione dello statuto dei lavoratori, domani a Caltagirone in piazza Bellini, e poi a Caltagirone, poi a San Cono sempre domani, sì, e domenica a Ramacca in piazza Umberto, piazza Municipio, tutta la giornata a conclusione della 26esima edizione della Sagra del Carciofo. Poi sì, l'amico Restifo, segretario generale della Fillea, mi ricordava che giorno 16 aprile alle ore 10 al Bivio Molona ci sarà una manifestazione a favore per il completamento della Libertinia, Licodia Ubea Libertinia, l'Eterna incompiuta. Non la sapevo, questa è il 47, mi ha scioccato questa cosa. Ce l'ha raccontato l'altra volta, abbiamo fatto il direttivo, ce l'ha raccontato un nostro collega. Che oggi era un'idea, nel 47 ancora, addio, uscivamo dalla guerra, certo. Forse c'era l'idea, ecco là c'era, sì, l'onorevole Mario Scelba, il senatore. E quell'idea continua. Luigi Sturzo. Non è diventata mai una. Vabbè, ma voglio dire, è stato fatto qualcosa. Ma sicuramente, il problema è che sarebbe giusto completarla, cioè sono passati 70 anni e non è possibile, diciamo, è vergognoso questo. Sì. Grazie al signor Carmelo Restifo, segretario generale della Fillea degli Edili della CGIL del Calatino. Grazie a Totò Brigadieci, segretario generale della CGIL del Calatino. Buon lavoro, in bocca al lupo. Questa battaglia che hai iniziato, questa denuncia che hai fatto stasera,
Concretizziamola, se può essere questo strumento a disposizione per cercare di sensibilizzare, di far capire che sono esseri umani. Assolutamente sì. Che sono esseri umani, non vanno trattate come bestie. Assolutamente sì. Grazie. Buona serata, buon fine settimana. Pausa pubblicitaria.